Grazie, noi salutiamo in studio Maurizio Petriccioli, segretario generale della Funzione Pubblica della CISL, bentornato a News 24, in Grazie. collegamento via Skype dal Sole 24 Ore, Davide Colombo. Buonasera anche a te, Davide. Buonasera a voi. Subito una domanda che riguarda in generale quello che sta succedendo, i rapporti tra Italia e Bruxelles. Io aggiungo solo uno spunto: l'accordo sui nostri conti pubblici con Bruxelles era ovviamente su cifre diverse, è ovvio che sono questi i numeri sui quali il governo deve lavorare. Ma dunque, diciamo che ci sono due verità che possiamo registrare in questa fase. La prima è che c'è una congiuntura molto negativa che avrà un effetto sui saldi di finanza pubblica che effettivamente è fuori dalla linea prevista dal governo, quindi si tratterà di capire in che modo il deficit nominale salirà rispetto alle previsioni, perché con una economia in frenata, in recessione o comunque diciamo in forte stagnazione, è prevedibile che avremo un disavanzo strutturale superiore a quello previsto. Era previsto un 2%, saremo 6, 7, 8 miliardi al di sopra di quel livello. Dal punto di vista del rapporto invece con Bruxelles e quindi anche dell'eventuale necessità di una manovra correttiva in questa fase dell'anno, possiamo solamente dire che con Bruxelles il riferimento è sul saldo strutturale, cioè sul disavanzo al netto del ciclo economico, quindi l'effetto, diciamo, stagnazione non verrà considerato, però viene considerato l'effetto delle misure che sono state messe in campo, e le misure che sono state messe in campo potrebbero determinare una spesa che andrà monitorata. Bisogna vedere se questa spesa è in linea oppure no con quello che è stato preventivato, e in quel caso allora si può verificare la necessità di un intervento di tipo correttivo. Teniamo conto che la manovra già contiene una sorta di correzione implicita, i famosi 2 miliardi che sono stati accantonati, a cui ha fatto riferimento anche il Presidente del Consiglio nel question time di oggi pomeriggio, cioè una spesa che non verrà effettuata laddove i saldi dimostrassero una dinamica peggiore delle previsioni. E poi ci sono numerose clausole di monitoraggio, non ultime quelle che riguardano la spesa per le due misure bandiera, cioè per il reddito di cittadinanza e per quota 100. Questi monitoraggi che scatteranno sul primo trimestre successivo all'erogazione, alle prime erogazioni di queste prestazioni, ci diranno anche come sta andando questo tipo di intervento e quindi questo tipo di dinamica di spesa corrente, come si inquadra in una cornice di finanza pubblica che dal punto di vista della congiuntura purtroppo non è positivo. Segretario Petriccioli, da questo punto di vista, poi andremo sui temi specifici della pubblica amministrazione, ma il tema delle risorse poi a disposizione per creare lavoro, per spingere l'impresa Italia, c'è una preoccupazione su questo fronte da parte dei sindacati? È evidente, c'è una preoccupazione vera, che non guarda con disattenzione alle manovre che sono state fatte, ma che anzi ha organizzato il 9 di febbraio una grande manifestazione qui a Roma in Piazza San Giovanni proprio per chiedere il cambiamento di un'impostazione economica che rischia di mantenerci all'interno di una crescita molto bassa e di penalizzarci rispetto agli altri paesi europei. Abbiamo bisogno di fare più occupazione, di fare contratti, di fare le opere pubbliche che servono al paese, abbiamo bisogno di investimenti pubblici. Investimenti pubblici, un altro dei temi invece all'ordine del giorno in queste settimane, tutt'altro che poco rilevante, anche perché l'INPS dovrà gestire praticamente sia reddito di cittadinanza che quota 100, appunto quello della governance dell'INPS. Davide Colombo, aiutaci a capire che partita si sta giocando e quali rischi ci sono a tutti gli effetti. Ma dunque qui si è per una fase transitoria con la nomina di un commissario e di un secondo commissario che dovranno gestire una transizione verso l'insediamento del nuovo presidente e del consiglio di amministrazione. La persona indicata è l'economista Pasquale Tridico, che è l'economista di riferimento del Movimento 5 Stelle, che ha lavorato sia al decreto per il reddito di cittadinanza e quota 100, sia al decreto dignità che è stato varato nelle prime settimane del nuovo governo. Diciamo che nell'arco dei prossimi 2 o 3 mesi dovrebbe essere concluso questo percorso di, diciamo, di insediamento dei nuovi vertici.
Sulla governance degli istituti di INPS e INAIL, diciamo che è un ritorno al passato, cioè si sono reintrodotti i consigli di amministrazione che erano stati tolti 10 anni fa, nel 2009. Non è stata fatta una modifica della governance particolarmente, come dire, innovativa da questo punto di vista. Si tratta di capire, nel corso della conversione in legge del decreto sul reddito di cittadinanza e quota 100, se verranno introdotte delle modifiche all'articolo 25, alla lettera D, che appunto definisce la nuova governance degli istituti con i consigli di amministrazione, se verrà introdotta la figura del vicepresidente di cui si è parlato in questi giorni, perché appunto l'ipotesi è che al presidente venga affiancato un vicepresidente con deleghe evidentemente operative, e ci sarà anche una compensazione evidentemente politica tra queste due cariche. Si tratta di capire poi la scelta su quale seconda figura cadrà da parte del governo. Diciamo che è una fase di transizione. Sicuramente, come dicevo prima, è una fase particolarmente delicata perché INPS ha il compito di filtrare le domande per quota 100 che sono in corso. Il dato di oggi siamo arrivati a oltre 60.000 domande. Tenete conto che sono neanche 3 settimane che è in vigore il decreto e già sono arrivate 60.000 domande per pensionamenti anticipati. Per fare un raffronto, teniamo conto che dal varo della riforma Fornero al 2017 sono state effettuate salvaguardie di esodati per circa 140.000 unità, per cui in sole 3 settimane siamo quasi arrivati alla metà dei come numero di domande di pensioni anticipate rispetto a quello che agli anticipi pensionistici che sono stati riconosciuti in forma di salvaguardia agli esodati della riforma Fornero. Questo è un dato importante per, come dicevo prima, cioè per il monitoraggio sulla spesa e sulla spesa che si innesca, la maggiore spesa che si Questo innesca e è il tema della spesa, ovviamente dei conti pubblici. Grazie Davide Colombo per essere stato con noi. Ovviamente buon lavoro. Torniamo al segretario Petriccioli perché il tema dell'INPS ovviamente interessa in prima persona. A partire dai nomi, si parla appunto di Tridico come futuro presidente e Ferbaro come vicepresidente, una futura che dovrebbe essere in realtà creata modificando. Quello che è più importante è un INPS che deve cambiare volto, lo ricordiamo, il secondo bilancio più pesante dopo quello dello Stato e che ha bisogno di modernità. Sì, ha bisogno di modernità, non esprimo ovviamente giudizi sui nomi perché dobbiamo vederli all'opera, ovviamente li conosciamo e hanno tutti i requisiti necessari per poter occuparsi di questo ente così importante. Invece dico la mia sulla governance e dico subito che non sentivamo la esigenza né di un periodo di transizione e nemmeno della creazione di uno scenario già passato, già conosciuto, quello della creazione del Consiglio di amministrazione. Noi abbiamo lavorato per una situazione diversa e voglio provare a spiegarla così. L'INPS è costituito in termini di bilancio per 2/3 dai soldi dei lavoratori e delle imprese, per 1/3 dagli interventi che fa lo Stato. Allora non si capisce perché la governance venga restituita completamente in mano non agli stakeholder che hanno 2/3 dei soldi investiti all'interno di quell'ente, ma venga restituita in mano alle decisioni, diciamo, che non creano una partecipazione di imprese e di lavoratori che in realtà sono soggetti molto interessati a quella gestione. Segretario Petriccioli, torniamo sul tema della pubblica amministrazione. C'è in corso una mobilitazione, oggi un'altra iniziativa. Quali sono le richieste per il popolo della pubblica amministrazione? Richieste che direi in questo modo. Abbiamo la necessità di individuare le risorse necessarie a firmare nuovi contratti per la sanità, per la pubblica amministrazione in generale e per le funzioni locali, enti locali. Abbiamo da spingere avanti un nuovo straordinario piano occupazionale. La stessa ministra Bongiorno ha parlato di una necessità nei prossimi 3 anni di 500.000 persone. Quindi
è incomprensibile il blocco del turnover che è avvenuto nella legge di bilancio, se la stessa ministra diceva che servono 500.000 persone. Abbiamo da cambiare la pubblica amministrazione, ma non attraverso il paradigma del controllo dei dipendenti, ma attraverso semmai la strada della motivazione dei dipendenti, la formazione, l'innovazione, l'introduzione di nuove tecnologie. Una pubblica amministrazione a servizio dei cittadini e delle imprese. Questo è l'obiettivo. In questo senso è uno tra gli altri gli obiettivi dichiarati di quota 100, tra l'altro molte delle domande arrivano proprio dal pubblico impiego, potrebbe essere la leva. È questo il punto che è un po' incomprensibile, perché noi abbiamo stimato 120.000 persone della pubblica amministrazione che potenzialmente andranno in pensione durante quest'annata. Contemporaneamente si blocca il turnover, qualcosa non torna, perché si era detto che doveva essere uno a uno, uno usciva, andava in pensione e un giovane entrava. Di questi giovani la pubblica amministrazione ha bisogno, occorre fare una normativa che gli permetta di entrare. Sottolineo che ci sono migliaia di idonei di concorsi già fatti che potrebbero essere assunti come linfa fresca da portare all'interno della pubblica amministrazione, soprattutto su settori innovativi, e questo è un obiettivo che noi abbiamo in mente. E chiudiamo su questo brevemente, perché purtroppo siamo in conclusione. Che cosa serve? Che tipo di competenze servono? Quindi un messaggio ai giovani che vogliono entrare nella pubblica amministrazione. Beh, servono competenze che vadano al di là di quella che viene chiamata burocrazia difensiva. Cioè non è più possibile vivere in una stagione dove le nuove tecnologie dominano e noi dobbiamo andare a fare la fila alle anagrafe, faccio questo esempio, per avere un certificato. In molti stati si ha un'app sul telefonino e si ottiene lo stesso risultato. Abbiamo bisogno di innovarla la pubblica amministrazione. Ripeto, la innovazione però passa attraverso l'implementazione delle competenze e gli investimenti e non con i controlli. È 15 anni che ci sono controlli sempre più serrati, non mi pare che sia migliorato il risultato. Ringraziamo Maurizio Petriccioli per essere stato con noi. Ovviamente buon lavoro. Chiudiamo. Grazie. Con una novità sul fronte, questa volta di